Ciao Licia. Ciao. Licia Truisi, siamo a Mantova al festival dove sei ospite per presentare i tuoi numerosissimi libri, sì, già pubblicati o in corso di pubblicazione. Allora, parliamo un po' del tuo ultimo libro, che è uscito la scorsa primavera, L'eredità di Tuman, che è il primo capitolo di una pentalogia, che è quella della ragazza drago. Sì. Il libro è andato molto bene, fra l'altro noi come LibriMondadori.it, il tuo sito, abbiamo organizzato un contest online cui tu per prima hai partecipato mandando un book trailer del tuo libro, al quale poi hanno partecipato tantissimi ragazzi, ragazze, tuoi lettori, e che ha visto come premio per il vincitore poi la possibilità di dare un nome a uno dei protagonisti, dei personaggi del tuo prossimo libro, ovvero del secondo libro di questa pentalogia. Dici intanto un po' di questa, qual è il progetto della ragazza drago? Sì, è diciamo un po' un esperimento, perché per certi versi ho cambiato un pochino, certo, genere. È diverso un po' dalle due trilogie precedenti, esatto. Quelle del mondo emerso, le cronache e le guerre del mondo emerso. Esatto, non appartiene più tanto al filone del fantasy classico quanto al fantastico, infatti ha un'ambientazione nel nostro mondo. Il primo libro, L'eredità di Tuban, è ambientato nei Castelli Romani, questa zona di piccole città che si trova a sud di Roma, che io conosco molto bene perché ci andavo da ragazzina, poi adesso ci lavora anche mio marito, quindi è una zona che ci abitiamo vicino, una zona che conosciamo bene. Il secondo libro sto pensando adesso dove ambientarlo, e quindi diciamo è anche l'altra caratteristica, che è appunto una saga, quindi ogni libro tende ad avere maggiormente una propria identità, mentre le altre mie trilogie, è vero che sono divise in tre libri, ma diciamo la storia è tutto sommato unica. Invece in questo caso c'è sicuramente una storia sottotraccia che va avanti per tutti e cinque i libri, però ogni libro tende ad avere maggiormente la sua identità. E nel secondo libro la protagonista sarà la stessa o sarà un personaggio? Sì, c'è ancora Sofia, ci saranno anche nuovi personaggi, è un po' presto per dirlo perché io sto ancora in fase di elaborazione delle idee, però sicuramente ci sarà ancora lei, sicuramente ci saranno anche nuovi personaggi e anche delle vecchie conoscenze. Ok, però in realtà la notizia più importante oggi, a settembre 2008, è che tu stai per uscire in libreria con il tuo nuovo, sì, libro, quest'autunno, anzi, sì, possiamo già dirlo, a novembre, sì, quindi di novembre uscirà il tuo nuovo libro, che sarà il primo della nuova trilogia, sì, del mondo emerso. Esatto. Ecco, identica domanda, nuova trilogia. Sì, diciamo che innanzitutto si risponde a una domanda che mi è stata fatta numerose volte dopo che si è conclusa la trilogia delle guerre. Cioè, non sono cominciato ad arrivare tante mail che mi domandavano: ma San che fine ha fatto? Un personaggio che c'era nelle guerre. E io in realtà già sapevo che fine avrebbe fatto e sapevo che l'avrei raccontato in una trilogia successiva, infatti finalmente sapremo che fine ha fatto San. Contemporaneamente ci sarà una nuova protagonista, sempre una donna, che però per certi versi è molto diversa dalle altre protagoniste di cui ho parlato finora. Mentre Dube e Nial erano dei personaggi in qualche modo molto segnati al loro passato, la nuova protagonista in qualche modo invece è sì segnata al passato, ma in un senso completamente diverso. Cioè lei non ricorda niente, in qualche modo non ha passato, si risveglia in questo prato senza sapere dove si trova, senza sapere cosa le è successo, senza sapere neppure chi è lei. Quindi buona parte del libro sarà lei che si muove in questo mondo emerso, che in qualche modo ai suoi occhi è molto alieno, e cerca di capire chi è, tutti gli indizi che vede in sé, certe sue capacità, certe sue caratteristiche fisiche, che senso hanno e come possono aiutarla a capire chi lei è. E intanto ovviamente il mondo emerso, che per 50 anni è stato in pace, si trova un'altra volta in una brutta situazione. Ci sono una serie di brutti segnali che fanno capire che sta succedendo qualcosa di molto grave. Ok, quindi appuntamento con questo libro, che ovviamente è attesissimo da tutti i tuoi fan. Ma a proposito di tuoi fan, ecco, una domanda che volevo farti è: ormai tu hai pubblicato ormai da diversi anni tantissimi libri, dopo il tuo esordio clamoroso con il volume, che in realtà era un libro, nella tua, sì, idea iniziale, un libro unico, esatto, no? Quello, sì, delle, sì, cronache, sì, del mondo emerso. Era scritto come un libro unico. Un enorme libro di più di 1000 pagine. C'è anche ritornato, perché adesso c'è la versione, esatto, unica. C'è la versione. Poi il naturale destino è stato quello di tornare alla tua, sì, idea, sì, iniziale. Ecco, secondo te però cos'è che poi ha determinato il successo di quel libro e... se posso parlare della formula del mondo emerso, non so se ti piace questa definizione, ma comunque di questo tipo di approccio. Secondo te cos'è che ha toccato evidentemente il pubblico italiano così, in modo così forte, il pubblico del fantasy quantomeno, da determinare poi un successo così strepitoso? Non si era mai visto non solo un'autrice, ma anche un autore italiano raggiungere dei livelli di vendita in Italia e all'estero così
così alti? Ma francamente non lo so, posso un pochino basarmi su quello che mi dicono in genere i miei lettori e mi mandano delle mail. La cosa che li colpisce maggiormente è la facilità con la quale entrano all'interno della storia e si sentono molto coinvolti dai personaggi e dalle avventure, e in qualche modo li vivono anche in prima persona. Mi è capitato di persone che mi hanno scritto dicendo che hanno ritrovato gli elementi della propria vita nel percorso esistenziale dei miei personaggi. Quindi io credo sia sostanzialmente questa, magari non è una cosa particolarmente inedita, però ha funzionato particolarmente, quindi il fatto ci sia un forte coinvolgimento, credo. Molto si è detto anche del fatto che le protagoniste siano prevalentemente femminili, cosa questa abbastanza tipica nel mondo del fantasy. Sì, sì, ce ne sono di protagoniste femminili, diciamo non è la maggioranza, è la maggior parte dei libri. Il mondo fantasy tende ad essere un po' maschilista, quindi sì, forse questo fatto anche la protagonista femminile è stato vissuto come una cosa un pochino più inedita rispetto al solito ed è piaciuto particolarmente. Ok, senti, ma com'è che riesci a conciliare la scrittura di una pentalogia più una nuova trilogia con un'attesa così forte da parte del pubblico con il tuo ormai famosissimo lavoro di astrofisica all'Università di Roma? Diciamo che non è tanto come si riesce a conciliare l'astrofisica e la scrittura, è riuscire a far centrare tutto il resto nella mia vita, no? Perché bene o male, se devi solo scrivere e fare l'astrofisico. Tu, tra l'altro, sei attivissima sul tuo blog, dopo i tuoi fan. Sì, sì, sì. Io conosco benissimo il tuo blog, sei una che è capace di scrivere anche più di un blog, di un post al giorno. Sì, ma io sono logorroica. Il problema appunto è far rientrare tutto il resto, quindi avere una vita sociale, riuscire anche, non lo so, a coltivarsi quel pochino di hobby, no? Ogni tanto sentire la musica, è quello che è difficile, però insomma uno alla fine ci riesce, se è animato da una certa passione, è convinto delle cose che sta facendo, quindi a me scrivere piace, fare l'astrofisico piace, si fanno un po' di sacrifici e si riesce a far quadrare tutto, non è facilissimo però con un po' di pazienza. Senti, per il tuo nuovo libro in uscita a novembre immagino ci sarà anche un tour promozionale, farai un giro di librerie o di altri eventi, quindi insomma per i tuoi fan ci sarà la possibilità di vederti un po' in giro. Sì, sì, io giro librerie parecchio. Una cosa che di sicuro farò è andare a Lucca ad esempio, alla Fiera del Fumetto, ci vado tutti gli anni, ci sarò anche quest'anno. E poi accadrà più o meno con l'uscita delle sì, esatto, appena prima, no? Esatto, un pochino prima. Poi c'ho anche altre cose in giro per la Sardegna ad esempio a settembre, quindi insomma mi muovo. Quindi insomma l'appuntamento è in libreria per i primi di novembre, sì, e in giro per l'Italia più o meno a cavallo tra ottobre, esatto, fino alla fine dell'anno. Ok, grazie Licia. Grazie a voi.